ci vorrebbero... Posso farla una volontà? Ci volessero 3 carriere per riempire il curriculum di questo artista. Ha lavorato con i più grandi, da Pasolini, Mario Martone, Edoardo, ha iniziato con Edoardo in teatro. Ha lavorato con Totò, ha lavorato tutto quanto, perché era ed è bellissima e bravissima. Un orgoglio proprio di Napoli, una donna, un'amica eccezionale, una donna fantastica, e non so altro che dire se non leggervi questo biglietto che mi ha scritto portandomi i fiori. La tua terra è stupenda e tu sei il suo degno figlio. Con tutto il cuore, la tua Angela Luce. Naturalmente è stato molto emozionante, però io gli portai le basi del disco e gli feci sentire una canzone che si chiama Magnificat, che è nel disco. E lei, devo dire che fu così, accettò, colpa sua, come dice lei, di collaborare con me. E da allora non ci siamo più lasciati. Ti devo interrompere, non bontà sua, bontà tua. Perciò accettò. Noi abbiamo fatto questo omaggio naturalmente agli emigranti, no? Sì. In qualche maniera, che sono stati una parte importante, insomma, di quello che è successo. Hanno fatto un po' la storia di Napoli. La storia di Napoli, sì. Naturalmente. E anche la storia della canzone. Della canzone, naturalmente. Sì. E abbiamo cantato praticamente questo brano che si chiama Lacrime Napolitane, perché partono proprio da questi viaggi di questa povera gente che andava a cercare fortuna. Pensa quanti autori hanno avuto la mente fertile, sono state come si dice, soggetto di scrivere delle canzoni bellissime come Santa Lucia Lontana, Partami Basti Me, Penderlo Assai Lontana, quindi hanno ispirato tutti i poeti, tutti i cantori napoletani, quindi sono state molto utili, insomma, ecco, fanno la storia della canzone. Angela, scusa, mi permetto di fare una piccola cosa? Sì, posso presentare questi fantastici musicisti? Sì, certo, vedi. Pianoforte Luca Urciuolo. Le percussioni in dalla cantina. Violoncello Giorgio Meglione. Al violino, speriamo di dirlo bene, Armand Biftoli. Sì, grazie. Per qualche vuoto di memoria, può capitare. Può succedere.
viaggiamo. Andiamo. Facciamoci questo bel viaggio. Mia cara madre, sta per trascina tarde, e sta lontano chiusa per noi. Thank you.
emozionata, ha sbagliato. Questa nota emozionale, io non potrei trasmettere niente, o no? Chi te, chi la vuol dire che ha? Chi non dà non niente, o no? Allora, il disco è bellissimo, e lui è un ragazzo d'oro e è un bel artista. Grazie. No, no, io dico io... quello che pensa, che lo dica. Io sono un sagittario, figurate. Nel bene e nel male. Posso raccontare una cosa? Sì, sì, sì. Perché le cose più belle poi sono dietro le quinte che succedono. Sì. Magari me la sono immaginata questa cosa, forse è vera. Chissà. Dimmi. Poche settimane fa sono andato, ho incontrato un'amica che stima da morire Angela Luce e la adora proprio, dice Angela non muore tutto. Questo artista si chiama Patti Bravo. Anch'io sì, è una mia carissima amica. Io l'adoro. E se è successa una cosa particolare, poi è pervenuta anche Angela, lei aveva uno specchio a tre ante, la parte destra si stacca e carambello. Io ero con Nicoletta nel camerino, io volevo morire. Immaginatemi, io napoletano, scaramantico, da morire, Nicoletta, io ci credo, Nicoletta altrettanto. Beh, Nicoletta a un certo punto, un minuto di silenzio, mi guarda con quell'aria sempre molto serafica, no? Meravigliosa, molta classe, mi guarda e mi fa amore. Posto, sono 7 anni, 3 anni e mezzo a me, 3 anni e mezzo a me. Che fatica, aspettate, non è finita. Dopo 3 secondi mi catapulto fuori e dico chiamiamo la più grande teatrante che abbiamo in Italia e magari c'è un antidoto a questa cosa. Chiamo Angela Luce, dico Angela, tu sapessi che è successo? Se tu tuo specchio è attivato, tu mamma lo guarda! Ma che cosa fa? Subito del sale! E poi serve una pipì di una vergine! Voglio su, basta salire! Entriamo dentro il camerino, dice che ti ha detto Angelo? Dico, allora, ci vuole del sale, posto del sale! Allora, Nicoletta, e poi mi ha detto una cosa Angela incredibile, serve la pipì di una vergine. Dice no, ci teniamo i 7 anni di cuore. Le grandi artiste si riconoscono fra di loro, sono le mezze calzette che non si riconoscono.